Era ora di un altro bel video sugli zombie. Ti sei appena svegliato e scopri che l'intera Gran Bretagna è stata abbandonata. Gli unici rimasti sono stati colpiti da un virus inquietante ed il loro unico obiettivo ora è infettare e uccidere chiunque sia ancora vivo. Quest'oggi analizzeremo insieme tutti gli errori fatti e le cose che dovresti fare per sconfiggere il maledetto virus in 28 giorni dopo. Un gruppo di attivisti per la salvaguardia degli animali si è appena introdotto illegalmente in un laboratorio di ricerca per liberare alcuni scimpanzé. Ancora non sanno che stanno per distruggere l'intera civiltà umana. Queste scimmie infatti sono state infettate con un virus estremamente contagioso. E nonostante gli scienziati li abbiano avvertiti, la donna libera gli animali e viene morsa. Ecco, ben ti sta. Il virus entra immediatamente in circolo e la donna inizia a sputare sangue ovunque, anche sui suoi compagni attivisti. Da, che schifo! Allora, questo virus è la cosa più terrificante che l'umanità abbia mai visto. Ci sono voluti solo 15 secondi per trasformare questa donna da amante degli animali a bestia inferocita. E la trasmissione avviene altrettanto velocemente. Ma oltre a questo c'è un problema più grande. Questo è un laboratorio di confinamento massimo di livello 4. Contiene patogeni pericolosi come il vaiolo, l'influenza aviaria e l'encefalite russa. E un laboratorio così pericoloso non dovrebbe mai avere un solo ricercatore nell'edificio. Per giunta di notte e senza alcun protocollo da seguire in caso di infezione. Tanto valeva mettere un cartello con scritto pandemia in saldo. C'è da dire che dal canto loro nemmeno gli attivisti di solito sono persone che usano la logica e ogni volta che le persone seguono la passione difficilmente prendono decisioni sagge. Infatti entrare illegalmente in questo posto solo perché dispiaciuti per questo scimmiotto finirà per devastare l'intero pianeta. 28 giorni dopo questo corriere, Jim, si risveglia in ospedale, dove le cose sembrano essere un po' sfuggite di mano. Non c'è nessun membro dello staff né paziente in vista, l'intero edificio è stato evacuato. Non sapendo cosa fare prova a usare i telefoni, ma sono ovviamente tutti fuori uso. Così decide intanto di raccogliere del cibo. Ecco, vedete, questo ragazzo ha fatto la scelta giusta. Se mi svegliassi in un ospedale vuoto non starei lì a cercare di capire cosa è successo, ma penserei al peggio e mi preoccuperei piuttosto di come sopravvivere e prepararmi a qualsiasi evenienza. Sì, siamo d'accordo che la Pepsi è buona, ma non credo ti aiuterà a raggiungere lo scopo. Infatti il sistema regolatore della fame all'interno del nostro cervello, nell'ipotalamo, non registra le calorie liquide e introdurre zucchero e caffeina nel tuo corpo dopo 3 o 4 settimane di digiuno non farà altro che innalzare il glucosio a livelli pericolosi, rischiando di mandare il tuo corpo in shock. Il lungo digiuno cambia il modo in cui il tuo corpo metabolizza i nutrienti. E quando del cibo viene di nuovo introdotto, il tuo corpo subisce uno shock chiamato sindrome da rialimentazione, che ti fa sentire senza forze, può causare convulsioni e persino l'arresto cardiaco. Come quando David Blaine si è fatto appendere in una gabbia di vetro a Londra e ha digiunato per 44 giorni. La sua riabilitazione è stata più complicata dello stesso numero di magia. Questo ragazzo è a digiuno da 28 giorni ed è ridotto pelle e ossa, per cui deve rimpiazzare immediatamente gli elettroliti persi se vuole restare vivo. La sua opzione migliore al momento è trovare degli integratori in polvere oppure dell'acqua di cocco e assumerli per alcuni giorni mentre reintroduce cibi solidi nella sua dieta. Camminando per le strade della città, scopre che il paese è stato evacuato a causa di un'emergenza così terrificante che i soldati dell'esercito hanno dato l'ordine di sparare per uccidere. Trova anche dei messaggi lasciati da chi se n'è andato e alcuni di essi parlano di un'infezione da virus. Ok, niente panico. Di sicuro è una situazione da apocalisse e la prima cosa che sei tentato di fare è tornare a casa. Ma non farlo. Per quello che sappiamo, al momento c'è un solo posto in cui poter essere al sicuro in città, ed è l'ospedale. Il fatto che io sia rimasto lì per 28 giorni indisturbato è sufficiente per ritenerlo una base sicura, almeno per il momento. Al suo interno ci sono inoltre molte stanze e corridoi e in caso di minaccia potremmo facilmente spostarci in un'area più sicura per proteggerci. Non dimentichiamoci che è un ottimo punto d'osservazione della città sia di giorno che di notte. Solo perché le strade sono vuote non significa che qui intorno non ci sia nessuno. Fossi in lui rimarrei altri 2 o 3 giorni nell'ospedale, prima di avventurarmi di nuovo e vedere se c'è qualcuno. Il ragazzo entra in una chiesa e trova una massa di cadaveri. E quando parla per cercare segni di vita, ciò che trova non è per niente rassicurante. Questa gente ha dei seri problemi. Dal corridoio un prete inizia a correre verso di lui, spaventandolo a morte. Il ragazzo se la dà a gambe, attirando l'attenzione degli altri che lo inseguono. Fuori viene salvato da altri 2 sopravvissuti, che si occupano della minaccia nel modo più efficiente che conoscono, e cioè facendo saltare in aria una stazione di servizio.
Ah, per carità. Chiunque abbia avuto quest'idea è un completo idiota. Un'esplosione simile non è certo la cosa più discreta, ci esporrà a gravissimi pericoli. Certo, gli sono grato per avermi salvato la vita, ma questo non vuol dire che io debba fidarmi di loro. Inoltre, se si tratta veramente di un'apocalisse, la benzina è una risorsa preziosissima e non andrebbe sprecata. Può essere usata sia come arma sia come carburante per veicoli, generatori e macchinari. Tutte cose essenziali per costruire una civiltà dopo la fine del mondo. Nel Regno Unito ci sono più di 8.000 stazioni di servizio e solamente a Londra ce ne sono circa 1.000. Ora che la città è distrutta, bisogna considerare ognuna di queste come una risorsa da proteggere. Si rifugiano in un negozio della metropolitana e Mark e Selena gli danno una brutta notizia. Un virus letale e altamente contagioso si è sparso per l'intero paese e ha invaso completamente la città, uccidendo tutti o quasi. C'è completo silenzio radio, non esiste più un governo o un esercito e siamo persino senza corrente. Questo significa che purtroppo nessuno verrà ad aiutarci. Il ragazzo si rende conto che questi due sono la sua migliore chance di sopravvivere e gli chiede di aiutarlo a trovare la sua famiglia in Deptford. I ragazzi accettano, ma a condizione che lui rispetti due regole: non uscire mai da solo e spostarsi solo di giorno. Sul serio? Solo due? Se fossi nel bel mezzo di un'apocalisse e un altro sopravvissuto si unisse al mio gruppo, gliene darei di certo altre. Ad esempio, regola numero 1, trova dei vestiti più adatti alla missione. Più hai la pelle scoperta, più sarai esposto al contagio, ed essere facilmente contagiabili è un rischio inaccettabile per il gruppo. Per cui, amico, la vestaglia dell'ospedale per me è un no categorico. Regola numero 2, copri tutti gli orifizi del tuo corpo. La tua faccia è quella più esposta a un eventuale contagio, e se proprio non riesci a trovare una maschera antigas, puoi usare un casco da motociclista, sempre meglio che niente. Regola numero 3, sii mentalmente e fisicamente in forma per contribuire in modo efficiente. Vogliamo parlare di questo sbrego che hai in testa? Mi fa pensare che sia stato sottoposto a un'operazione al cervello. E se questa gli causasse mancanza di coordinazione, non sarebbe in grado di fare gioco di squadra e difendere gli altri. Per cui, se fossi in loro, prima di tutto testerei i riflessi e la percezione situazionale del ragazzo. Infine, regola numero 4, impara in fretta. Siamo d'accordo che questa non sia una situazione ideale per uno studente alle prime armi, ma questo ragazzo non ha alcuna esperienza e va formato il più in fretta possibile alla lotta alla sopravvivenza. Principalmente essa dipende da pianificazione e cautela, e occuparsi di queste cose è essenziale prima di avventurarsi là fuori. Il giorno dopo i tre vanno a casa del ragazzo e scoprono con orrore che i suoi genitori si sono tolti la vita. Nelle mani della madre trova una nota: l'hanno lasciato di proposito in ospedale sotto sedativi per salvargli la vita. Jim è sconvolto. Decidono di passare lì la notte e tornare al negozio il giorno successivo, ma non sono stati abbastanza prudenti, perché improvvisamente i vicini di casa infetti fanno irruzione. I ragazzi riescono ad eliminarli, ma Mark viene infettato e Selena, senza alcun rimorso, lo uccide prima che possa trasformarsi. Accidenti, questa ragazza è una cazzuta. Non ha avuto alcuna esitazione nell'uccidere il suo amico e la fa sembrare una cosa facile, ma non lo è affatto. Uccidere non è certo qualcosa che decidi di fare come passatempo, ma se vuoi sopravvivere devi essere pronto a fare anche questo. C'è da dire una cosa però: attaccare uno zombie spargendo il suo sangue ovunque non è una grande idea. Potrebbe infettare non solo te, ma anche chi ti sta intorno. Abbiamo bisogno di armi a lungo raggio per poter eliminare questi zombie senza rischiare di essere infettati. Sembra che i negozi siano stati lasciati riforniti di ogni merce. Potremmo cercarne uno di armi e rifornirci. Una stazione di polizia sarebbe in realtà anche meglio, non solo perché è piena di armi e munizioni, ma probabilmente avrebbe anche scudi antisommossa e altra attrezzatura protettiva che potrebbe servirci. I due attraversano la città a piedi. A piedi, ma veramente? Va bene, non c'è l'ombra di un'auto qua fuori, ma davanti alla casa ce n'era una. Cercare le chiavi no, eh? Tra il rischio di camminare tra gli infetti e passargli sopra con la macchina, stai sicuro che sceglierei la seconda? Mentre tornano alla metropolitana, vedono delle luci lampeggiare in un edificio e decidono di controllare. Salgono le scale, ma improvvisamente Jim ha un calo di zuccheri e deve fermarsi. La donna non fa in tempo a dargli una bibita e degli antidolorifici che vengono attaccati dagli zombie. Si precipitano su per le scale fino all'ultimo piano, dove un tizio in armatura antisommossa gli aiuta a scappare occupandosi degli infetti. I due entrano poi nel suo appartamento. Per ora sono salvi. Come la benzina, anche le persone possono rivelarsi una risorsa inestimabile, ma allo stesso tempo pericolosa. Potrebbero usarci finché fa loro comodo per sopravvivere. Se questo tizio ci ha salvato la vita, probabilmente vuole qualcosa in cambio da noi. Perciò, prima di fare promesse, considererei attentamente come lui potrebbe contribuire alla sopravvivenza di tutti. Inoltre, un gruppo più folto non significherebbe necessariamente essere più al sicuro. Farebbe più rumore negli spostamenti, sarebbero necessari più cibo e acqua, e per trovarli bisognerebbe esporsi maggiormente. Il che, tradotto, vuol dire più rischio di morte. Fossi in loro, per quanto sembri insensibile, ringrazierei con un po' di cibo e acqua e toglierei il disturbo lasciandoli al loro destino.
e il mattino seguente l'uomo porta Jim sul tetto e gli spiega di avere un problema con l'acqua. Il distillatore solare è rotto e non piove da settimane. Se rimangono ancora qui moriranno presto disidratati. La città è il posto peggiore per recuperare acqua e cibo in modo sostenibile, per cui per sopravvivere sarà necessario spostarsi. In più i corsi d'acqua sono una protezione eccellente contro gli infetti, perché non sanno nuotare. E sono molto fortunati perché Londra è attraversata dal fiume Tamigi, che è considerato uno dei più puliti d'Europa. Se recuperassero un rimorchiatore, una barca a vela o un peschereccio, potrebbero navigare dall'Echlade fino alla foce più a sud senza preoccuparsi degli infetti. Inoltre la pesca sarebbe una sicura fonte di cibo, perché nel Tamigi si possono pescare merluzzi, aringhe e branzini. Più tardi i sopravvissuti intercettano una trasmissione radio di alcuni soldati a Manchester, i quali sostengono di aver trovato una soluzione per il virus. L'uomo suggerisce subito di andare a cercarli, dato che qui comunque non possono più stare, e gli altri accettano. Caricano le provviste su un taxi e partono. Lungo la strada passano attraverso questo tunnel, dove un ammasso di auto blocca il passaggio. E invece di fare retromarcia, decidono di passarci sopra, e ci riescono, ma nell'atterraggio bucano una gomma. Usciti dall'auto vengono circondati da una massa di topi, ma si accorgono che questi stanno scappando dagli infetti che nel frattempo li hanno raggiunti. Cambiano la gomma il più velocemente possibile e riescono per un pelo a sfuggire agli infetti. Cazzo, se ti è andata bene, amico! Stai guidando una delle poche auto funzionanti in tutta Londra e ti viene la brillante idea di usarla per passare sopra un ammasso di ferraglia. Fossi in loro non ti farai più guidare, ma anzi te la farai fare a piedi. Lo so che la ruota si può sostituire, ma lo sapevate che il 60% delle persone non saprebbe nemmeno da dove cominciare? Per cui se nessuno qui si intende di meccanica direi che è il caso di non strafare, brutti idioti. Il gruppo entra in un supermercato ancora fornito di ogni ben di Dio e fanno razzia di ogni cosa possa servire nel lungo periodo. Cibo in scatola, cioccolato, whisky, frutta. E si offrono pure di pagare la spesa. Bah, questa non la commento neanche. Idioti. Comunque, finalmente abbiamo un sospiro di sollievo. Si stanno facendo qualche risata e anche questo è importante. Però se si riempiono solo di bibite e cioccolatini, fra non molto ci sarà ben poco da ridere. Ok, sembra proprio che abbiate bisogno di qualche consiglio. L'acqua è obbligatoria, ovviamente, e se vitaminizzata è anche meglio. Ma per quanto riguarda il cibo dovete essere selettivi. E la prima cosa da prendere sono i fagioli in scatola. Con tutta probabilità la migliore fonte di proteine in una situazione come questa. Il problema però è che andrebbero cotti. Per cui cercherei anche della carne disidratata. Dura di più ed è pratica e nutriente. Anche le gallette possono essere utili. Durano per moltissimo tempo. Occupano poco spazio e sono un'ottima fonte di energia. Durante la guerra civile americana venivano date ai soldati di entrambe le fazioni. Pensate che un solo cracker corrisponde a ben 100 kcal. E possono sembrare poche, ma se stai razionando il cibo fanno un'enorme differenza. Peccato che facciano schifo al cazzo. Per cui probabilmente prenderei anche del miele. Dura praticamente per sempre ed è ottimo per guarire ferite e scottature. Ultima sulla mia lista, la vodka. È un ottimo disinfettante d'emergenza e fa una bella differenza alle feste di compleanno. Si fermano per saccheggiare il gasolio da un'autocisterna e Jim decide di farsi un giro da solo all'interno del ristorante, infischiandosene di almeno metà delle regole per la sopravvivenza. All'interno trova un mucchio di cadaveri e un ragazzo infetto che uccide ammazzate. Riempita la tanica ripartono alla volta di Manchester. Dopo un po' decidono di fare una sosta per riposare ma non riescono a dormire. E parlando scoprono che Selena è un ex farmacista ed è fornita di ogni tipo di medicina e distribuisce sonniferi a tutti. So già che questo mi tornerà molto utile in seguito. I suoi farmaci, oltre che servire a noi, potrebbero essere usati come merce di scambio per ottenere aiuto. Tuttavia, ora sono più sospettosi di lei, perché non ci ha detto niente al riguardo. Fino ad ora non c'è stato motivo per dubitare della ragazza, ma d'ora in poi dovranno fare attenzione. Perché se la situazione dovesse complicarsi e iniziassero ad esserci dei conflitti, lei avrebbe sicuramente un modo efficace di, ecco, risolvere il problema. Fossi in loro, cercherei comunque di continuare a starle simpatico. Mentre si avvicinano a Manchester scoprono che è in fiamme. All'entrata della città non c'è nessuno e il padre esce in cerca di soldati. Ma sarà l'ultima cosa che farà. Infatti una goccia di sangue infetto cade nel suo occhio e inizia a trasformarsi in uno zombie. Jim si avvicina per ucciderlo, ma prima che possa farlo dei colpi di fucile finiscono l'uomo. Sono i soldati che li prelevano e li portano alla base. Accidenti, questa gente fa sul serio. Sono organizzati di tutto punto. Hanno mura recintate, generatori, riflettori, un campo minato e persino una cucina piena di scorte. Insomma, un fortino apocalittico a 5 stelle. Ora però dobbiamo preoccuparci di un'altra cosa, e cioè delle persone che lo abitano e dei loro segreti. Il maggiore infatti mostra a Jim un soldato infetto che stanno tenendo prigioniero. Vogliono vedere se gli zombie possano morire di fame. Ma che diavolo fanno? Sono impazziti! Però se ci pensiamo bene, quello che stanno facendo è pericoloso quanto necessario. Questo posto poi è il più sicuro dove poter fare questo tipo di esperimenti. E se vogliamo ricostruire la civiltà, studiare il comportamento degli infetti è fondamentale.
Il vero nemico non è in realtà chi viene infettato, ma il virus. Si tratta di un organismo vivente e come tale ha le sue peculiarità, per cui osservare le persone infette ci dirà di cosa necessiti per restare in vita. Il virus inoltre sfrutta il corpo che lo ospita per diffondersi finché questo non muore. Aspetta un attimo, basterebbe rinchiudere l'umanità fino a che tutti gli infetti non muoiano. Beh, diciamo che chiunque abbia vissuto il 2020 sa già che non è una soluzione facile da mettere in pratica. Se questi soldati sono così attrezzati come sembrano, potrebbero avere un microscopio con il quale analizzare campioni di sangue infetto e testarlo con vari agenti. Il fuoco, ad esempio, potrebbe ucciderlo, ma in che quantità e a quale temperatura? Quanto può sopravvivere al di fuori di un soggetto ospitante? Può essere ucciso con agenti chimici? Non sapremo nulla di tutto questo senza analizzarlo. Se hanno un GPS potrebbero installarlo su uno zombie e portarlo a 10 km di distanza, seguendo i suoi spostamenti per vedere come si comporta. Questo potrebbe darci informazioni preziose su come eliminare il virus. Potremmo anche scoprire, ad esempio, che si muovono solo di notte o che non attraversano l'acqua. E se ne seguissimo più d'uno, potremmo scoprire che si radunano in posti specifici o che si spostano in base a determinati fattori. In definitiva, la conoscenza di questo virus ci permetterà di sconfiggerlo e non dovremmo sottovalutarne l'importanza. Quella notte l'edificio viene invaso dagli infetti e il campo si trasforma in una zona di guerra. Senza battere ciglio i soldati fanno fuori tutti gli zombie. Effettivamente questo posto sembra proprio essere il posto più sicuro al mondo. Finché uno dei soldati non inizia a molestare Selena. Jim cerca di difenderla ma loro sono più forti. Finché il sergente entra nella stanza riportando la calma. Il maggiore poi in privato rivela a Jim di aver trasmesso un messaggio via radio per attirare donne che con i soldati avrebbero ripopolato il paese. Ah, abbiamo beccato un altro porcello. Scioccato dalla cosa, Jim tenta di scappare con gli altri, ma vengono fermati. Il maggiore gli dà un'ultima possibilità per unirsi a loro. Jim ovviamente rifiuta, ma loro non gli permetteranno di mettergli i bastoni tra le ruote. Ok, abbiamo bisogno di cambiare strategia. Correre per la base annunciando la nostra fuga non mi sembra un'ottima idea. La cosa migliore da fare è tenere un basso profilo e guadagnare tempo per escogitare un piano. Quando ti obbligano a scegliere tra la morte o una notte da incubo insieme a questi soldati, beh, la scelta mi pare ovvia. So che è orribile, ma l'alternativa è anche peggio. E se vogliamo sopravvivere ci toccherà fare delle scelte difficili. Se fossi Jim farei finta di essere d'accordo con il maggiore e chiederei di dare un po' di tempo alle ragazze per ambientarsi. Magari con la scusa di cucinare per loro. E visto che non sanno fare neanche un uovo strapazzato, penso che accetterebbero. E in questo modo potremmo mettere del Valium nel cibo. Non li metterà KO, ma se ci daranno dentro con l'alcol, questo rallenterà il loro battito cardiaco rendendoli dei mozzarelloni. E forse anche compromettendo la loro mobilità, dandoci un'ottima occasione per scappare. Tuttavia, il giorno dopo Jim viene condotto nel bosco per essere ucciso. Ma succede qualcosa di imprevisto. Un soldato spara al sergente e la situazione si scalda, dando modo a Jim di fuggire. Si nasconde tra i cadaveri e riesce a mettersi in salvo oltre il muro di confine. Inciampando vede un aereo sopra di lui e questo gli dà speranza. Ma prima deve pensare alle ragazze, che sono ancora nella base e devono prepararsi per i soldati. Selena li convince ad avere un po' di privacy e ne approfitta per dare alla ragazza delle pillole per fare in modo che non capisca cosa sta per succedere. E in quel momento l'allarme della barricata entra in funzione. È Jim e sta attirando i soldati verso di lui. Sono armati fino ai denti ma riesce ad eliminarne uno e a lasciare il suo cadavere nel furgone. Il maggiore arriva e scopre che è stato manomesso. A quel punto arrivano anche gli infetti e capendo che si tratti di una trappola, il maggiore scappa e rientra in caserma. Più tardi quella notte Jim torna alla base per liberare lo zombie incatenato. I soldati di guardia non si accorgono dell'infetto finché non è troppo tardi. Manda in frantumi la finestra e infetta uno di loro, dando la possibilità alle ragazze di scappare. Vengono fermati da due soldati, che però avvistando lo zombie nei corridoi si dividono e uno di loro le porta al piano di sopra. Perfetto, ora l'edificio è stato invaso dagli infetti, il che lo rende il posto più pericoloso in cui stare. Di sicuro è servito a disfarsi delle guardie, ma ora il pericolo è anche più grande. Queste ragazze devono trovare un posto dove né gli zombie né i soldati possano trovarle, ed è la postazione di guardia. È rialzata rispetto al tetto e con tutta probabilità ha una scala d'accesso, e una volta tirata su saranno irraggiungibili. Il piano a questo punto è semplice. Nascondersi nella guardiola, aspettare che gli zombie facciano il loro lavoro uccidendo tutti e scendere una volta che hanno lasciato il campo base. E intanto altri soldati raggiungono l'uomo infetto e gli zombie finiscono per mangiarseli. Un altro soldato esce dal suo nascondiglio ma si trova a fare i conti con Jim e il suo coltello. Gli infetti sono sempre più vicini e Jim corre a cercare le ragazze prima che sia troppo tardi. Riesce a vedere Selena mentre viene trascinata in una stanza e con furia cieca attacca il soldato uccidendolo senza pietà. Vedendo tutta quella furia lei pensa che lui sia stato infettato, ma poi uno sguardo tra i due pone fine ai dubbi. Uffa, ma perché le cose interessanti non succedono mai? Tutti e tre corrono verso l'auto parcheggiata fuori, ma non appena ci salgono scoprono che al suo interno ad aspettarli c'è il maggiore, che spara a Jim appena apre la portiera. Nel fare manovra uno zombie afferra il maggiore dal lunotto posteriore. Recuperano Jim e finalmente se ne vanno da quel posto infernale. Ah, che fatica, ragazzi.
28 giorni dopo si sono rifugiati in una casa nella campagna inglese. Jim si è ripreso dalla ferita e quando scende al piano di sotto la ragazzina li avverte che qualcuno sta arrivando. Si precipitano fuori e stendendo questo gigantesco lenzuolo in mezzo al campo riescono finalmente ad attirare l'attenzione dell'aereo che passa sopra di loro. Ma che accidenti di senso ha scrivere hello? Fai prima scrivere help che ha una lettera in meno. Ah, meno male che è finito il video. Ah, finalmente un altro video sugli zombie. Voi come sopravvivereste a 28 giorni dopo? Fatemelo sapere in un bel commento qui sotto, mi raccomando. E dopo iscrivetevi al canale, accendete la campanella e andate a vedervi altri video della playlist. Noi ci vediamo alla prossima, all'incirca tra poco più di 28 ore. Sempre che voi non vi siate già trasformati.